Per la sfida con l'Atalanta, bestia nera dei giallorossi nelle ultime stagioni, Zeman può contare su Cafu solo da domani a disposizione della nazionale brasiliana. Aldair già agli ordini di Zagallo, rimpiazzato da pivotto con Candela a sinistra. A centrocampo ritorna Wagner, che qui vediamo abbracciare Totti. Mondonico sceglie uno schieramento prudente con Lucarelli unica punta. Inizio scoppiettante, dopo 20 secondi prima palla gol per l'Atalanta, ma Zenoni si fa ipnotizzare da Konsel, che ribatte sia la prima che la seconda conclusione del centrocampista bergamasco. Immediata la replica degli uomini di Zeman, al primo minuto assist di Balbo e conclusione al volo in diagonale di destro di Totti al lato di un soffio. Al 14esimo Totti si ripete, sempre di destro e sempre sfiorando il palo. Al 17esimo il fantasista ci riprova direttamente dal corner, salva Bonacina appostato sulla linea. Un minuto dopo, sempre su azione d'angolo, Pivotto anticipa all'incerto Pinato ed è ancora Bonacina a salvare sulla linea. Al 22esimo la Roma coglie i frutti della sua pressione, caparbia iniziativa di Cafu sulla destra, sul cross deviazione di Carrera che firma il più classico degli autogol. Il replay evidenzia la deviazione di Carrera che non lascia scampo a Pinato. Al 27esimo il raddoppio giallorosso, straordinario di Francesco che semina avversari a centrocampo ed esterno pesca Totti. Perfetto il controllo e il diagonale di sinistro del campione di Porta Metronia che scatena l'entusiasmo anche del presidente Sensi con una prodezza che merita di essere rivista. Veramente bello questo diagonale di Totti che si infila sulla sinistra di Pinato. Al 31esimo il colpo del KO giallorosso, Di Biagio pesca Paolo Sergio che con un destro secco e preciso batte Pinato. L'esultanza brasiliana di Paolo Sergio e le inutili proteste di Bonacina per un presunto fallo subito dall'attaccante. Bonacina sarà ammonito dall'arbitro Farina. Partita virtualmente finita, ma Atalanta che non si arrende. Lucarelli pescato da Sgro esalta lo splendido Konsel al 36esimo. Al 40esimo non ci arriva il portiere austriaco, ma il tiro di Bonacina scheggia il palo. Un minuto dopo, episodio destinato a far discutere, Di Biagio entra in maniera scomposta e sul rinvio Carrera colpisce la palla con la mano. L'arbitro Farina ritiene il fallo volontario ed ammonisce Di Biagio, che diffidato salterà la sfida di domenica prossima con l'Inter. Nei replay il centrocampista sembra quasi proteggersi dal pallone che lo colpisce prima sul ginocchio e poi finisce sul braccio. Nella ripresa Zeman manda in campo Dal Moro per Pivotto e Mondonico sostituisce Foglio e Gallo con Zanini e Carbone. Le emozioni sono inevitabilmente minori nella seconda parte di gara. Al decimo fantastica penetrazione di Wagner che supera tre avversari e fa partire un diagonale di sinistro che va di un soffio a lato. Impassibile come sempre Zeman. Al 14esimo palla gol per Sgro che spreca con una conclusione sbilenca. Al 15esimo azione personale di Paolo Sergio, 40 metri di corsa ignorando Cafu e tiro che impegna Pinato. Paolo Sergio esce al 28esimo sostituito da Gautieri, precedentemente Scapolo aveva rimpiazzato Wagner ed è si può dire positiva la prova dei brasiliani di Zeman. Finale di marca atalantina, al 34esimo c'è un contatto in aria tra Dal Moro e Carbone, Farina non interviene e Mondonico la prende con ironia. Un minuto dopo, nuovo miracolo di Konsel su Zanini, che si libera bene in aria ma non riesce a batterlo. Ed infine al 40esimo, ancora il portiere austriaco protagonista su Sgro, smarcato da Caccia ma incapace di superare l'estremo difensore giallorosso. Al quinto intervento decisivo della partita, come sottolinea sorridendo un po' amaro lo stesso Mondonico.